Andiamo quindi a costruire un filtro passo basso, un RC. Allora facciamolo insieme, vediamo che può essere anche molto divertente. Scegliamo un generatore di corrente alternata, scegliamo 10 volt di voltaggio massimo, cioè peak to peak 20 volt, e la frequenza teniamola per adesso bassa. Teniamola, ecco, 4 Hz per esempio, e andiamo a mettere un resistore e andiamo a mettere un capacitore. Quindi abbiamo montato questi elementi, chiudiamo il circuito e vedete che incomincia ovviamente a scorrere questa corrente alternata. Adesso quello che possiamo fare è vedere, per esempio, eccola, dare un colore alla potenza e aumentare la velocità di simulazione. Quindi adesso prendiamo l'entrata sull'oscilloscopio, prendiamo l'uscita sul capacitore, che è quella sulla destra, e vediamo appunto che cosa abbiamo costruito. Ovviamente scegliamo due valori, diciamo, ecco qui la frequenza, come vedete voi, in questo simulatore particolare è facile cambiarla tra 4 e 500 circa, quindi cerchiamo una frequenza di taglio intermedia, diciamo a 300 circa. Quindi che cosa facciamo? Noi sappiamo che la frequenza di taglio è 1 su 2 pi greco R per C. Quindi scegliamo ad esempio, non so, il resistore, vediamo, da 500 ohm, scegliamo il capacitore per esempio da un microfarad, no, da 10, da 1, e se non mi sono sbagliato, questo qui dovrebbe fare 1 fratto 2 pi greco 500 per 10 alla meno 6, ma 2 per 5 fa 10. Quindi ho 10 alla meno 3 per pi greco, quindi ho 1000 diviso pi greco. Adesso 1000 diviso pi greco farà 300 e qualcosa, andiamolo a vedere, andiamolo a calcolare. 1000 diviso pi greco fa 318, quindi io ho la frequenza di taglio a 318 Hz. Vediamo se questa cosa è vera. Prima di tutto notiamo. Ah, guardate, forse è anche meglio metterli uno sopra l'altro invece che uno a fianco all'altro, così vedete che, per esempio, in questo caso lo sfasamento tra i due segnali d'ingresso, che è questo qui, vedete che diventa blu, e di uscita, quest'altro del condensatore diventa blu, vedete che non sono sfasati affatto, sono in fase, quindi sono non attenuati 10 volte tutte e due e sono in fase. Quindi andiamo adesso, ecco, ad aumentare la frequenza. E vedete che subito si vede che sono sfasati, questi due segnali diventano subito più sfasati, vedete? Dove sta il, ecco, se volete fermo un attimo, vedete dove sta il picco dell'ingresso, è ancora in qualche modo molto vicino, se volete, al picco dell'uscita, ma si vede che incominciano a spostarsi. Allora adesso continuiamo, aumentiamo la frequenza. Ecco, adesso voi potrete sicuramente, rifermo un attimo la simulazione, potrete sicuramente vedere che ancora siamo lontani dalla frequenza di taglio, quindi ancora abbiamo l'uscita a 10 volt, ma qualcosa si sta spostando, vedete, si vede proprio chiaramente, i due segnali si stanno sfasando. Quindi continuiamo in questa nostra opera di avvicinamento alla frequenza di taglio, diciamo andiamo a 300, alla frequenza di taglio che abbiamo calcolato essere 318. Ecco qui. Fermiamo di nuovo la simulazione e a questo punto potete chiaramente vedere che i due segnali sono sfasati, ovviamente lo dico io di quanto, di 45 gradi, e che il segnale d'ingresso, aspetta, aumentiamo di nuovo la velocità della simulazione. Ecco, vedete che il segnale di uscita è 7,07 il segnale d'ingresso, perché è il segnale d'ingresso diviso radice quadrata di 2.
che è 0,707 circa. Quindi abbiamo visto, non ci rimane altro che notare che aumentando di nuovo la frequenza il filtro agisce appunto come un passabasso e quindi uccide le frequenze maggiori. Ecco, andiamo su, vediamo che crolliamo 5 volte d'uscita, andiamo a 1 kilo per esempio. Ecco, vedete, a 1 kilo di nuovo ho 3 volte d'uscita e così via. Se io continuassi ad aumentare la frequenza, per esempio facciamo a 5 kHz, vedete che proprio l'uscita è addirittura 600 millivolt, no? Quindi abbiamo visto il nostro passabasso, riabbassiamo, ritorniamo alla frequenza di taglio, cioè i 318 che abbiamo costruito, e facciamo una cosa divertente. Possiamo vedere, per esempio, possiamo plottare, se vogliamo, le X su Y di questi due segnali. Ecco, quindi riduciamo la velocità di simulazione e qui vedete chiaramente lo sfasamento dei due segnali a 45 gradi. Vedete che sono proprio sfasati di 45 gradi. Se scendo giù di frequenza dovrebbero tornare in fase. Quindi verifichiamo che succeda questa cosa. Ecco, vedete, più vado giù in frequenza, più si avvicinano ad essere in fase. Quando arrivo, ecco, a 4 Hz, aumentiamo la velocità di simulazione, vedete che sono esattamente in fase. Va bene? Quindi quando aumento, più aumento la frequenza, e più sfaso i segnali di ingresso e di uscita, fino ad arrivare, ripeto, a 90 gradi. Ecco, che dovremmo vederli, per esempio, che ne so, a 2 kHz. Già dovremmo vedere i 90 gradi. Ecco, vedete proprio che è proprio sfasato di 90 gradi. Va bene, adesso andiamo a costruirci invece il passalto. Per costruire il passalto non resta che togliere questi due grafici e rigraficarli, ma rigraficarli come? Con l'oscilloscopio, sempre come primo canale, e il secondo canale in uscita sul resistore. Di nuovo li mettiamo uno sopra l'altro per confrontarli. Quindi aumentiamo la velocità di simulazione. Vediamo che stavolta è esattamente al contrario, cioè queste alte frequenze, stiamo a 2 kHz, il segnale d'uscita è uguale a quello di entrata, e andiamo a vedere che cosa succede se abbassiamo la frequenza del nostro oscilloscopio, del nostro generatore. A 1 kHz ancora non succede nulla. Noi andiamo a prendere 500. 500, come vedete, ancora, ecco, stiamo incominciando a scendere. Allora andiamo verso la frequenza di taglio, vedete che scende sempre di più. Allora scriviamo la frequenza di taglio 318. Già tutti voi sapete che adesso segnerà 7,07. Ed eccolo qua, 7,07 in uscita sul resistore. Se noi adesso scendiamo di più, otterremo una forte attenuazione del segnale. Vedete, 6, 5, fino, ecco, a giungere proprio a basse frequenze, dove l'uscita è ormai ridotta al lumicino, a 1 volt, o a 100 millivolt addirittura. Quindi il comportamento di questo filtro è l'opposto del comportamento del filtro passa basso quando l'uscita è presa su C. Se volete vedere gli sfasamenti, possiamo rifare il giochino di plottare appunto X contro Y. Ecco, vedete, scegliamo una velocità di simulazione tale che ci consenta di percepire in maniera buona questa cosa. Vedete lo sfasamento proprio di 90 gradi delle basse frequenze, perché è un passo alto questo, e vedete che man mano io mi avvicino alla opportuna frequenza di taglio, che è 318, ricordo, questi due segnali tendono ad andare a 45 gradi. Ecco, questi sono 45 gradi. Invece più vado a frequenze alte e più lo sfasamento tende ad essere zero. Andiamo a 1 kilo, vedete? Andiamo
5 kHz e limitiamo la velocità di simulazione, vedete che i due segnali stavolta sono proprio in fase, ok? E quindi abbiamo visto il comportamento dei due filtri che poi costruirete in laboratorio, passa basso e passa alto. Magari in laboratorio sceglieremo dei valori diversi, ma il succo è sempre quello, insomma. Potevamo farlo con l'induttore, l'abbiamo fatto col condensatore perché abbiamo già detto che solitamente, diciamo, nei laboratori l'induttore non viene usato per motivi semplicemente di costo e appunto di opportunità. Adesso la prossima esercitazione che faremo, cercheremo di farla dal vivo. Ma intanto continuiamo con le parti teoriche della lezione, tra poco. Ecco, torniamo alla parte teorica e affrontiamo un discorso che in effetti è un po' più complesso di quelli visti finora. Io sicuramente non richiedo questo strumento, la conoscenza approfondita di questo strumento per questo corso, che è un corso, ripeto, sempre relativamente di base, stiamo al primo anno della specialistica, ma questi sono metodi, insomma, un po' più complessi, un po' più generali, che sono le trasformate di Laplace, ma io ve le voglio far vedere perché credo sia molto interessante capire la profondità di queste rappresentazioni simboliche con i numeri complessi. Quindi ve ne farò un cenno, magari. Ecco, sarà in esame, sicuramente non c'è questo argomento come oggetto approfondito, ma può esserci come argomento di conversazione così libera. Comunque, sostanzialmente partiamo dalla definizione di una certa variabile piano complesso, che è S, solitamente rappresentata dalla lettera S, e che in quanto numero complesso può essere scritto come una parte reale, sigma più j volte una parte immaginaria omega. Questi sono appunto tutti i punti S appartenenti ai numeri complessi, e se una funzione del tempo è quello che si dice well behaving, cioè si comporta bene rispetto ai teoremi che deve, appunto, cui deve sottostare. Adesso noi, ripeto, non entriamo nel dettaglio perché tra l'altro sarebbero cose che ci porterebbero molto lontano. Ma diciamo, ecco, in linea di principio, in linea di massima, facciamo che questa funzione, il modulo di questa funzione sia sempre inferiore o al massimo uguale a un certo tipo di rapporto funzionale, rapporto esponenziale. Diciamo, ecco, se ci sono queste determinate qualità, la funzione non è patologica, non presenta punti critici, eccetera, eccetera. Quindi prendiamola alla larga, se questa funzione si comporta bene. E allora si dice che la funzione è trasformabile secondo Laplace, quindi questa funzione deve convergere per ogni parte reale di S maggiore di alfa, e si potrà scrivere questa equazione. Ecco, adesso a noi interessa solo, ripeto, io non voglio entrare assolutamente nei dettagli perché è un discorso molto più lungo di così, ma ci interessa solo che se la funzione è una funzione morbida e che si comporta bene, f piccolo di t, si può scrivere la trasformata di Laplace di f piccolo di t, solitamente si indica con f maiuscolo di s, perché abbiamo cambiato variabile, ed è l'integrale fra 0 negativo, cioè nel 0 approssimato dal lato negativo e infinito, di e alla meno st ft in dt. Quindi, come vedete, parla in maniera fortissima con la trasformata di Fourier. In effetti, la trasformata di Fourier è un caso particolare della trasformata di Laplace. E quello che si fa sostanzialmente è sfruttare questa eguaglianza dallo spazio, vediamo, del tempo, invece che allo spazio delle fasi, come si faceva nella trasformata di Fourier, si passa nello spazio dei complessi di questa variabile S. La trasformata inversa, che è tanto facile nella trasformata di Fourier, diventa molto più difficile in questa trasformata, in questa tecnica di Laplace, perché come vedete l'inversa è 1 su J2π greco, l'integrale fra sigma 1 e meno J omega, sigma 2 più J omega, dove questa funzione poi viene
interessa, e alla ST per F maiuscolo di S in DS. Ovviamente tutti i punti ci sono, appunto, bisogna fare questa integrale evitando, lasciando a sinistra i punti di discontinuità, insomma ci sono molti accorgimenti matematici, ma sappiate che in generale questa inversa, trasformata inversa di Laplace, scusate, non è richiesta assolutamente di saperla fare a voi. Il più delle volte sono delle tavole da consultare e si risolvono solo quelle di forma nota, e così via, insomma. Però quello che ci interessa sono i casi più semplici, diciamo, quindi ci salviamo, se volete, da questo calcolo dell'inversa. Ecco, queste poche relazioni che io vi do gratuitamente, ve le regalo. Ovviamente la trasformata di Laplace di 1 è 1 su S, la trasformata di T è 1 su S quadro, di T alla n fattoriale su S alla n più 1, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una che ci serve molto. La trasformata di Laplace di E alla più o meno omega T è uguale a 1 fratto S meno più omega, per esempio, no? Questa è del coseno e del seno, diciamo, questa è dell'integrale e della derivata. Insomma, sono queste trasformate tipiche, diciamo, che hanno un uso immediato nella teoria dei circuiti, sono appunto tabulate e non si fa alcuno sforzo nell'applicare questa tecnica, diciamo. Perché si usa questa tecnica? La tecnica si usa perché semplicemente si riesce, attraverso questa trasformazione, a spostare il problema proprio analitico di dover risolvere delle equazioni differenziali, dover risolvere trovare le radici di un polinomio. Si passa dalle equazioni differenziali alle semplici equazioni polinomiali, e quindi è diciamo, un bel vantaggio, se vogliamo, no? Qua è, ripeto, il senso di usare questa trasformata di Laplace nei circuiti. Scritto qua, l'ho scritto proprio chiaramente, il senso è appunto dare questa possibilità di usare il metodo simbolico, e quindi io posso sostanzialmente analizzare le reti che sono composte da questi elementi reattivi, quali i condensatori e gli induttori, che presentano appunto queste relazioni integro-differenziali tra corrente e voltaggio. Sono, ripeto, sempre tutti elementi lineari questi, cioè lineari vuol dire che quando uno raddoppia i parametri d'ingresso si raddoppiano i parametri di uscita, in sostanza, quindi intercorrono relazioni lineari fra le variabili dipendenti e indipendenti in gioco ai capi dell'elemento. Comunque, quello che vi ho già detto, annunciato prima, è da tenere in mente che uno vede così, per cultura generale, queste trasformate di Laplace perché sono i genitori, diciamo, il caso più particolare, più generale del caso particolare che abbiamo visto finora, che è il caso del metodo simbolico, che infatti noi usiamo molto più velocemente perché stiamo in regime sinusoidale stazionario. Tutti i generatori sono isofrequenziali, quindi è ovvio che non serve andare nei dettagli della tecnica delle trasformate di Laplace, che invece sono direi essenziali per risolvere tutte invece quelle varie situazioni di transizione, tutti quei segnali che non sono periodici, sono impulsivi, perché se vogliamo, il grande pregio, diciamo, della tecnica della trasformata di Laplace è che poi uno ingloba tutte le condizioni iniziali delle equazioni differenziali, le ingloba dentro l'equazione che poi andrà risolta, quindi è una tecnica molto elegante in realtà. Però noi diciamo lasciamo ai futuri corsi, specialmente quelli avanzati, che parlano appunto dei componenti attivi e dei filtri attivi. Beh, quindi vediamo alcuni esempi per confortarci, perché ancora il discorso rimane sicuramente fumoso. Vediamo, basta, le leggi di Kirchhoff restano assolutamente uguali, semplicemente dobbiamo trovare un altro simbolo per le correnti e le tensioni, perché stiamo in uno spazio, lo spazio S, dominato dalla variabile S, quindi chiamiamole con questi simboli che così ho scelto io. E per esempio,
risolviamo, possiamo vedere che si risolvono facilissimamente tutti questi problemi che sono composti di generatori, per esempio di tensione e corrente continui, più elementi quali RL e C. E quindi quando abbiamo questa situazione, quindi non in corrente alternata ma in corrente continua, vogliamo studiare le fasi di transizione, per esempio dell'accensione di un generatore dove ci siano componenti reattive, basta appunto idealmente mentalmente trasformare queste correnti e tensioni nei loro rispettivi dello spazio S, sostituire ad ogni condensatore nell'equazione l'informazione 1 su SC, ovviamente tenendo conto dell'eventuale differenza di potenziale preesistente sul condensatore, magari era carico per esempio, no? E poi invece possiamo sostituire ad ogni induttanza L la variabile S per L. S per L ovviamente deve tener conto di questo meno L0 se c'era già incamerata nel campo magnetico all'interno dell'induttore energia, ovviamente bisogna tenerne conto. I generatori di tensione vanno sostituiti con V su S, i generatori di corrente vanno sostituiti con il suo S e le R restano tali perché non immagazzinano alcuna energia, quindi non, la trasformata è appunto un endomorfismo per R. E l'ultimo passaggio è quello non banale, fare l'antitrasformata per risolvere definitivamente il circuito. Adesso io vi faccio vedere per esempio la carica di un condensatore che ha già ai suoi capi la differenza di potenziale V0 perché era stato caricato precedentemente, cioè quale carica ha? Q0 uguale C per V0 ovviamente. E quindi voi avevate studiato che questo integrale tra Q0 e il Q generico di dQ su Q è uguale a meno 1 su RC integrale da 0 e T in dT, quindi avevate studiato che l'andamento della carica quando si chiude lo switch qui si fa girare la corrente nel circuito era Q0 per E alla meno T su tau, dove tau era R per C, e avevate appunto trovato che dividendo per C ottengo appunto la differenza di potenziale nel tempo che è V0 per E alla meno T su tau. Quindi cerchiamo di ritrovare questa semplice equazione con la tecnica di Laplace. E allora io mi sposto nel dominio di S. Faccio diventare l'impedenza, la somma dell'impedenza di R che resta R, ricordate, no? È di C che invece è 1 su S per C e quindi scrivo l'impedenza totale 1 su SC più R per I e poi c'è, ricordate, la carica che avevamo detto esserci preventivamente sulle armature, generano questa differenza potenziale V0 e di cui va tenuto conto scrivendo uguale non 0 ma V0 su S. E quindi questa è l'equazione. Quindi la I è V0 su R fratto S più 1 su RC, V0 su R è una costante, la tiro fuori dall'antitrasformata perché adesso io ho questa I nello spazio delle S, ma io voglio la I nello spazio delle T, quindi l'antitrasformata di Laplace, V0 su R è una costante la porto fuori, mi ritrovo l'antitrasformata di 1 fratto S più omega, vi ricordate? E questa è un'antitrasformata tabulata, se andiamo a vedere dietro. Scopriamo che appunto è uguale a E alla meno T su tau. Insomma, e quindi scriviamo V0 su R per E alla meno T per RC, ma porto R dall'altra parte dell'uguale, I per R fa V, e quindi ciò che V di T è uguale a V0 per E alla meno T su RC, meno T su tau se volete, che è la stessa identica cosa che avevamo trovato prima. Ovviamente per questo tipo molto facile di circuiti, una semplice scarica di un condensatore non si vede la differenza eclatante che passa nell'usare il metodo simbolico o nell'usare la trasformazione Laplace, sembra praticamente la stessa cosa, però ecco, per casi più complicati la tecnica di Laplace vi assicuro che è veramente un qualcosa di eclatante. Quindi in generale d'ora in poi che vogliamo ri rivedere i filtri che abbiamo costruito, ma li vogliamo vedere sotto una diversa ottica, perché ormai abbiamo quest'idea in mente delle trasformate di Laplace, quindi cerchiamo di visualizzare i nostri filtri passo alto e passo basso, non più come circuiti chiusi, ma come pezzi di circuito, come vedete in questo schema,
quadrupolare, cioè con due poli d'ingresso a cui si applica una certa V-in e due poli d'uscita a cui si applica una certa V-out, si ottiene una certa V-out, e quindi un fattore di attenuazione V-out su V-in, l'abbiamo già visto mille volte per questo particolare caso RL J omega T, tau fratto 1 più J omega tau, dove tau era L su R. Ma da adesso in poi, dalle prossime lezioni in poi, andremo a vedere appunto questa relazione scritta così, cioè la V di uscita di questa variabile J omega è il fattore di attenuazione per la V di ingresso. Tutto dipende da questa variabile J omega, ma noi, siccome stiamo parlando delle trasformate di Laplace, da adesso in poi cercheremo di attribuire, diciamo, mentalmente, al posto di J omega, di vedere questa variabile S e quindi di interpretare, diciamo, se vogliamo, questa funzione di trasferimento A di S come in realtà la trasformata di Laplace di una sollecitazione impulsiva per vedere appunto di che cosa si tratta. Però questo discorso adesso lo interrompiamo perché è passata la nostra mezz'ora e continueremo nella prossima lezione. Vi rimando quindi alle slide, ai video e ci sentiamo presto.